L'elettrificazione in casa Mercedes prosegue a sprombattuta. Abbiamo visto come alcuni modelli, per esempio la Smart, avranno sicuramente e solamente la motorizzazione elettrica nel prossimo futuro, ma il diesel sta diventando protagonista, che sembrava dovesse scomparire invece anche nell'elettrificazione, con l'applicazione dell'ibrido, ibrido plug-in, per questa E300DE, diesel ibrido. È un ibrido plug-in, quindi c'è la possibilità di ricaricare le batterie e lo vediamo da questo particolare qui nel dettaglio, dove c'è la presa di ricarica a bassa corrente, quindi non è la Chademot, però la quantità di batterie è ragionevolmente più piccola di un'automobile che è totalmente elettrica. Nel bagagliaio si perde un po' di volume perché la parte di batterie è alloggiata qui dietro lo schienale posteriore, ma neanche più di tanto, rimane una berlina assolutamente confortevole. Tutto questo per parlarvi del consumo dichiarato di questa automobile, che è addirittura di 1,7 litri per 100 km nel ciclo unificato. Allora, sappiamo che dobbiamo fare un po' la tara a questi cicli di consumo, però avere una berlina di queste dimensioni, con questo comfort, con un consumo dichiarato di 1,7 litri, vuol dire che forse il diesel qualcosa da dire ancora ce l'ha, specialmente abbinato a questa tecnologia. In realtà quest'auto ha solo un motore da 2 litri turbo diesel che ha di per sé una potenza relativamente piccola, cioè 194 cavalli, ma a questa potenza sono aggiunti 122 cavalli di potenza dal motore elettrico, quindi una potenza complessiva totale disponibile che arriva a 306 cavalli, quindi assolutamente piacevole da guidare, ma anche risparmiosa.